dicembre 1991 muore ad Agrigento Mario Tobino, scrittore, poeta e psichiatra. Esordisce con la sua prima raccolta di versi e poesie nel 1934. Si afferma decisamente come romanziere con Il deserto della Libia, edito nel 1952, che racconta l'esperienza di Tobino nella campagna d'Africa durante la Seconda Guerra Mondiale e da cui verranno tratti due film, Scemo di guerra di Dino Risi e Le rose del deserto di Mario Monicelli. Al ritorno in Italia combatte come partigiano nella sua Toscana e da questa esperienza trae spunto per Il clandestino, libro con il quale vince nel 1962 il premio Strega.